Quello del reddito di cittadinanza, un reddito da garantire a milioni di cittadini che sono di fatto al di sotto della soglia di povertà, è un tema che è stato molto importante nella campagna elettorale, soprattutto per l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma è un tema che sta diventando rilevante in molti altri paesi europei in un'epoca di crescenti differenze nella distribuzione del reddito, sperequazioni crescenti che ci sono anche negli Stati Uniti. Anche qui il tema è molto discusso. All'inizio è stato discusso soprattutto per iniziativa delle stesse aziende della Silicon Valley, perché hanno voluto applicare questa discussione soprattutto ai lavoratori che perdono l'impiego per effetto dei processi di automazione, quindi operai e anche impiegati che vengono sostituiti dai robot e che sono difficilmente riaddestrabili. Questa iniziativa è stata presa soprattutto da società come Y Combinator, che è un acceleratore tecnologico, una società di venture capital che ha cominciato a fare delle sperimentazioni in California, in alcune realtà, in alcune cittadine californiane, prendendo dei campioni di lavoratori o di disoccupati o lavoratori a basso reddito che ricevono un salario, pur avendo un lavoro a tempo pieno, un salario insufficiente per arrivare alla fine del mese, i cosiddetti working poor. Più di recente anche la politica si è mobilitata e il Partito Democratico ha preso l'iniziativa di inserire il reddito minimo di cittadinanza, che in America si chiama Universal Basic Income, all'interno del programma elettorale del partito in California per le prossime elezioni di midterm.